Io ho visto spesso dei topi, ma non piccoli, quelli grossi così, uscire dai buchi intorno al palazzo e poi chiaramente, avendo le buste qui per terra, chiaramente vanno lì a mangiare. Non solo i topi, anche i gatti, i cani, quindi è uno schifo. Cioè buttare le buste per terra così, quelle biologiche diciamo, non va assolutamente bene. Questa è la situazione denunciata da molti residenti in via Tavo a Pescara. La raccolta differenziata gestita dal comune per gli utenti delle case ATER non funziona e l'incursione di animali favorisce una situazione sanitaria a dir poco a rischio. Purtroppo i cittadini sono costretti a mettere i bidoncini sotto a un porticato che vengono assaliti ogni giorno dagli animali, da cani e gatti, ma non solo, tanti incivili gettano l'immondizia con buste all'interno sotto questo porticato. Noi stiamo chiedendo da tempo l'installazione e l'istituzione in una isola ecologica a norma adeguata dove questi cittadini possano conferire i loro rifiuti. Abbiamo scritto una lettera dettagliata al sindaco di Pescara, all'ATER di Pescara, chiedendo manutenzione straordinaria e ordinaria di questi palazzi, perché ci sono tegole completamente rotte, c'è la pavimentazione completamente disconnessa e divelta, ci sono ratti che vanno girando dappertutto, infiltrazioni d'acqua, ci sono anche muri completamente spaccati e questi cittadini hanno chiesto per il mio tramite un intervento. E Pettinari coglie l'occasione per puntare il dito contro la raccolta differenziata appena iniziata nelle altre zone di Pescara. La raccolta differenziata in questi giorni è completamente nel caos nella città di Pescara. Abbiamo visto quello che sta succedendo a Porta Nuova, un disagio pazzesco. Hanno tolto i cassonetti, i cittadini sono stati costretti per mancanza dei mastelli necessari a conferire i rifiuti anche a bordo strada, in mezzo alla strada. Una situazione pazzesca.